Lo spazio. Ecco il tema dominante. È una storia vecchia per i Liguri. Dalle terrazze della vite e degli ulivi alle montagne buttate in mare per costruirvi sopra uno dei più grandi complessi siderurgici dell'Italsider, è sempre lo stesso problema. Lo spazio. La continuazione di un lungo discorso. A Genova si mugugna, ma si lavora. Si mugugna per poter continuare a lavorare. Si modifica il paesaggio, si trasforma il profilo della costa e la grande mano del porto con le infinite dita dei suoi moli si arricchisce di un altro poco di terra che ancora una volta è stato necessario inventare. Questo aereo sta per decollare da una pista interamente ricavata sul mare, metro dopo metro. Una portaerei di terra e di sassi strappati alle montagne. Le montagne che soffocano, che chiudono, che rendono difficili i traffici, una volta tanto sono servite a qualcosa. Anche qui è stata fatta la stessa operazione. Dove prima c'era una spiaggetta, adesso c'è la fiera del mare. Anche qui i camion sono andati avanti e indietro. Sono state costruite dighe per ricavare altro spazio. La fiera del mare permette oggi alla città di far sentire la sua parola con autorità nel campo delle telecomunicazioni, delle mostre nautiche e di quelle a carattere industriale. Nelle pause dell'attività fieristica, il Palazzo dello Sport diventa una festosa pista di ghiaccio e le innumerevoli figurine dei ragazzi ai primi passi e dei virtuosi che disegnano arabeschi ricordano un poco certi quadri di Bruegel. Genova da anni lotta per uscire dall'isolamento, lentamente, faticosamente. Sembra quasi fantascienza passare dai vicoli, i genovesissimi carruggi, alla sopraelevata. La nuova arteria, costruita su piloni di ferro, permetterà di alleggerire gli ingorghi dei valichi portuali, di sveltire l'attraversamento della città. È una strada nuova, ma rientra perfettamente nel vecchio spirito. È stata ricavata quasi dal nulla. È stata inventata tra una strada, la ferrovia e il porto. La sopraelevata è l'ultima arrivata, ma è già la più genovese delle vie, prima ancora di nascere. Ha già quel tanto di incredibile, di pratico, di funzionale, di conquista. Il giorno della sua inaugurazione sarà per Genova come il varo di una grande, bella nave. Queste sono le battaglie della Genova d'oggi, le moderne conquiste. Sono lontani i tempi delle rivalità con Venezia, Pisa e Amalfi, anche se ogni anno gli equipaggi delle quattro repubbliche marinare si incontrano nella regata storica che quest'anno ha salutato la vittoria di Genova davanti ai veneziani. Il folklore getta una luce nel passato e l'urlo della folla dalle rive della foce dell'Arno ha qualche cosa di più delle solite grida sportive della domenica. Sembra avvenire da lontano, come un vento, come l'eco di una battaglia. Fa ricordare la Meloria e il trionfo di Andrea Doria sopra i Pisani. I volti degli altri grandi capitani hanno un poco l'espressione paternalistica ed autoritaria di molti capi di famiglia d'oggi e a Palazzo San Giorgio, sede del Consorzio Autonomo del Porto, hanno l'aria di prendere parte ad un consiglio d'amministrazione. Genova raggiunge col Ducato il momento di maggior splendore e Machiavelli definisce il serenissimo banco di San Giorgio
uno Stato nello Stato. Le innovazioni, la tecnica, la capacità, il prestigio del banco che guadagnava sul mare ed investiva in mezza Europa concedendo prestiti di capitali alle maggiori potenze straniere sono ormai entrate nella storia del mondo. Hanno contribuito allo sviluppo dell'istituto bancario, all'evoluzione degli scambi internazionali, hanno in parte anticipato il moderno sistema dei prestiti all'estero. Certi problemi d'oggi non esistevano e lo spazio Genova andava a cercarselo per il mare a Famagusta, a Scio, a Tabarca, sulle rive del Mar Nero. Anche Cristoforo Colombo aveva dentro di sé questa fame di terra, questo desiderio di spazio. La sua casa di Porta Soprana è un vanto ed una prova di più delle sue origini genovesi. Columbus' house in Porta Soprana is not the house where Columbus was born. Probably Columbus was born in a house in Vico dell'Olivella where his father... Seguiamo questa hostess per turisti. Sta dicendo che Cristoforo Colombo non è nato qui, ma in Vico dell'Olivella, dove il padre Domenico custodiva una delle porte della città. The house in Porta Soprana is the house where Columbus spent the first years of his life. And here he began to study... La casa di Porta Soprana, precisa l'hostess, è la casa dove Colombo trascorse la giovinezza prima di partire verso la realizzazione del suo grande sogno. E con meticoloso senso genovese aggiunge ancora che la casa fu donata in enfiteusi perpetua al padre di Colombo dai monaci di Santo Stefano nel 1455. Il nome di questa strada era Vico Diritto Ponticello e nel secolo XVIII la casa fu distrutta da un bombardamento navale della flotta di Luigi XIV e fu in seguito ricostruita in fattura settecentesca usando i materiali originali. She was reconstructed with original materials in the style of the 18th century. The cutting off the crust of the walls has been made for getting the difference between the two wallings remarked. Ogni anno, il 12 ottobre, il giorno della scoperta dell'America, si celebra il Columbus Day. In quel giorno Genova rivive la più grande data della sua storia, la scoperta di un mondo dovuta ad un suo figlio, un genovese che non ha avuto paura del nuovo. Il gonfalone della città, gli stendardi e i guerrieri delle antiche battaglie scendono trionfanti per le strade come se si fossero staccati dagli affreschi celebrativi che ornano i soffitti e le pareti dei palazzi barocchi. Le vecchie strade accolgono questa parentesi di gloria, mentre il vento che viene dal mare gonfia come vele le bandiere sul selciato a spina di pesce lucidato dallo scirocco. Il vigile urbano che impersona Guglielmo Imbriaco sente in quel momento di essere il capitano che portò in patria i grandi bottini di ritorno dalle spedizioni in Terra Santa ed il vaso sacro custodito nei sotterranei del Duomo di San Lorenzo.